Amici 22, Samuele Segreto guarda per la prima volta il di Beppe Fiorello che lo vede protagonista, la sua reazione. Dopo essere stato eliminato da Amici, per Samuele Segreto è iniziato il tour promozionale di Stranizza d'Amuri. Il film che lo vede protagonista per la prima volta sul grande schermo. Il giovanissimo talentuoso ex allievo del talent show di Maria De Filippi non è solo un ottimo ballerino. Ancor prima di entrare nella casetta più desiderata d'Italia, il 18enne siciliano ha girato Stranizza d'Amuri. Film che segna anche un altro debutto, quello di Beppe Fiorello dietro la macchina da presa. Lo stesso attore e regista, dopo essersi congratulato con Samu per il percorso fatto all'interno di Amici, ha informato i fan del ballerino che presto si sarebbe aggiunto al resto del cast per promuovere la pellicola nelle principali sale italiane. Così come in TV e in altri eventi collaterali. Proprio ieri sera, nel corso di un evento nella capitale, Samuele Segreto ha visto per la prima volta il film in cui recita. La sua reazione è stata molto intensa. Il giovane artista in erba si è emozionato tantissimo, per poi scoppiare a piangere. Ambientato in Sicilia nei primi anni 80, Stranizza d'Amuri è la storia di due adolescenti. Gianni e Nino, che dopo un incontro-scontro con i motorini, instaureranno una profonda amicizia. Destinata a diventare presto qualcosa di più. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind, ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Dumere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea dă din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să...